Non si può fare il ristorante fuori perché ancora fa freddo e i dehors sono sempre chiusi, è inutile mettere le soffitte e bisognerebbe, cioè qui la gente fa le leggi o fa l'inganno, perché il dehors, cioè come fa a mangiare con questo freddo? Guardi, cammino con la sciarpa io, fa freddo, cioè la notte fa freddo, come si fa a mangiare fuori? Il dehors, dove esiste il dehors? Il dehors è sempre chiuso. E cioè, allora a questo punto è meglio aprire dentro i ristoranti. Mettiamo le distanze, quello che abbiamo fatto. Abbiamo messo il vetro, non il plessica, il plessicas neanche sulla cassa da morto lo voglio. Però il vetro, mettiamo il vetro. Io sono certificato NASA, proprio questi macchinari che abbiamo preso dalla NASA, e dove viene purificato, praticamente se tu arrivi con il Covid, e praticamente ti fa come una bolla e tu riporti il tuo Covid e lo riporti fuori. Dunque noi siamo veramente molto attenti a queste cose. I ragazzi lavorano con le mascherine, ma dietro le mascherine si lavora male. Però speriamo che Dio ci aiuti a superare questa crisi, perché la crisi c'è bisogno anche di denari. Neanche la bolletta quella cortesia che ci fa l'Enel per pagare la corrente, neanche quella abbiamo, la cortesia, non la bolletta, è brutto. Iniziativa di oggi, maestro, a cosa serve? Niente, forse per dire che ci siamo anche noi. Okay, noi oggi vi omaggiamo di questi grandissimi produttori, di alcuni prodotti che avremmo voluto omaggiare per Solidart al nostro presidente Mario Draghi. Abbiamo l'eccellenza Umbra, da 3 ristoranti che rappresentano anche gli altri amici che non sono potuti venire, al prodotto che abbiamo in Umbria, perché noi abbiamo l'eccellenza, dal tartufo all'olio al vino. L'uovo in uovo, che cosa significa l'uovo in uovo? Un uovo viene mangiato prima, poi finisce. No, questa è una continuità, vuol dire che noi vogliamo andare avanti, non ci siamo arresi, siamo stanchi ma non molliamo, e insieme agli altri colleghi, ristoratori e produttori, decidiamo di dire basta, riapriamo, siamo in sicurezza, i piatti che noi abbiamo fatto, che questo è un delivery, un take away, lo vogliamo servire nei nostri ristoranti, vogliamo riaprire con la conformità, le sicurezze e tutto quello che riguarda, ma fateci riaprire immediatamente, non ce la facciamo più. Vado? Vai. Questo è l'ambasciatore nostro nel mondo, non Giuliano Tartufi, ma il Tartufo.